Oggi è un giorno molto importante per, per noi dell'associazione Asval perché è il giorno dell'inaugurazione dell'Opera dell 261 di Vievola, eh, un'opera del Vallo Alpino della Seconda Guerra Mondiale, la linea fortificata italiana, e che abbiamo restaurato e reso visitabile per, far, eh, per dare la possibilità agli appassionati, ai curiosi, di vedere come si presentava un'opera del, del, del Vallo Alpino in configurazione 1940. Eh, abbiamo lavorato diversi anni sia per recuperare il materiale sia per ristrutturare l'opera e adesso siamo a un buon 80% dei lavori, ci sono ancora parecchie cose da, da sistemare e da aggiungere, ma diciamo che è già possibile farsi un'idea di come, di come si presentava un'opera un di questo tipo, eh, armata con mitragliatrici e cannone anticarro, per la difesa del, della strada della statale 20 del Colle di Tenda. Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di un gruppo numeroso di persone che hanno dato un contributo fondamentale eh, per poter ristrutturare quest'opera. Eh, grazie al Comune di Tenda in primis, che ha, ci ha concesso eh, l'opera per vent'anni e ci ha permesso di, 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 di recuperarne eh, tutte le, 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 le parti che erano, che erano ancora disponibili nelle varie opere intorno al, a, a questa, perché. E sul comune di Tenda ci sono una cinquantina di fortificazioni di questo genere dove rimanevano pochi ma qualche, qualche pezzo da recuperare per fare in modo di riequipaggiarne una quasi completamente. Abbiamo, abbiamo rifatto eh, tutti gli impianti eh, completamente a norma, abbiamo cercato di eh, trovare tutte quelle parti. Che erano eh, importanti all'interno dell'opera, come l'impianto di ventilazione, le armi e eh, il, gruppo di, il gruppo elettrogeno per, per, per l'illuminazione. Eh, non è tutto completo, ma eh, ci, sono, ci sono quasi tutti i pezzi fondamentali. Eh, vi invitiamo a visitare quest'opera. Eh, eh, dove si, si potranno vedere praticamente eh, anche gran parte degli equipaggiamenti del Regio Esercito del, del secondo conflitto mondiale. Eh, ci sono altri progetti in cantiere, eh, il sindaco soprattutto è molto motivato. Eh, Speriamo di riuscire con l'aiuto di tutti a portare avanti ancora, ancora delle altre, degli altri progetti di recupero, soprattutto di opere come questa, che sono ancora in buono stato e che sono interessanti e vale la pena visitare. Per chi vuole seguirci e venire a visitare l'opera, noi abbiamo per ora non c'è un sito internet, c'è una pagina Facebook e c'è la possibilità rivolgendosi al l'ufficio del turismo di tenda di avere le date delle, de, delle visite che sono previste. Eh, se no ci sono anche al, sempre all'ufficio del turismo è possibile recuperare o anche sulla pagina Facebook i nostri numeri di telefono per co concordare delle visite su, su appuntamento e, e, poter, e poter venire a visitare sia in settimana che nel weekend.